tout le monde, bonjour. Allora, buongiorno, Cina, la Cina, la Cina, ciao, 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 ciao. Allora, stamattina ho deciso di farvi il video delle sopracciglia perché me l'avete richiesto in tantissime. E anche se stamattina, devo essere sincera, non sono venute proprio così alla grande, cioè fanno un po' cagare. Però vabbè, il concetto è quello, quindi spero vi piaccia. Non sto a mostrarvi neanche tanti prodotti e tante cose, perché sapete benissimo che uso la matita della Essence per fare le sopracciglia, sempre quella, cioè io è tipo 10 anni che uso quella matita lì, ne ho provate mille e sì, ci sono qualcuna che comunque è buona, qualcuna che comunque non mi dispiace, però lei è ben reperibile, ha un bel colore, a me piace da morire, non la cambierei con niente al mondo, ha un prezzo veramente irrisorio. Quindi, bom, cioè, ci strapiace. E niente, spero che il video voi lo vedi spero vediate bene qualcosa in video, perché comunque sempre allo specchio non sono riuscita a fare grandi cose. E niente, vi lascio alla preparazione delle ciglia. Vi mando un bacio. Ciao. Vediamo, facciamo questa, forse si vede meglio. Partiamo da io li vado intorno. Sia sotto che sopra. Là in fondo cerco, prima andavo parecchio più fina, ora cerco di andare un po' più grossa, ma insomma niente di che. Ok, è molto veloce e semplice. Ok, fatto ciò, la riga che rimane davanti e quella sopra, io uso un pennino come questo e gli do da sotto a sopra, quindi togliendo la riga sotto diventa, come vi posso dire, tende ad andare via anche se rimane, mentre quella sopra rimane. Ecco fatto, finita. Poi, finita naturalmente, ci do il gel della Essence, pulisco bene il tappo e poi tendete a fare così. Ecco qua, finite. Tendono a essere molto realiste effettivamente, non so perché, la punta tendo sempre a farla parecchio, parecchio a punta. La destra mi viene sempre meglio, non chiedetemi perché. È come una tetta più grande e una più piccina, ce n'è una, ti viene sempre meglio. Faccio la parte in fondo. Così. E la riga che rimane di sotto tendo a mandarla su. Rimane la riga, però rimane sia sopra che sotto. Così sembra vera. Questo è venuto un po' peggio. Meno male, doveva venire meglio. Ecco qua, finita. Queste sono le mie sopracciglia. Di nuovo il gel della Essence, che mi è durato tipo 3 anni. Perché per come lo uso io, ciaone. Se volete poi potete fare. Allora, ho messo le ciglia perché altrimenti mi si seccavano tutte. Potete mettere al di sotto. Io di solito non lo faccio, però secondo me ci sta bene. Il correttore, voi lo mettete alla base. Facendo una righetta più chiara. Ecco così date luminosità. Finish. Eccole qua. Ciglia finite.